Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di... Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto dei gioielli di Anna Luisa, io vi lascio in descrizione il link diretto al sito affiliato al mio nome, in modo che voi possiate partecipare alla vendita esclusiva che vi permetterà di avere fino al 25% di sconto. E ci tengo a precisare che io su queste vendite non riceverò nessuna percentuale. Ok, detto questo, quindi possiamo iniziare subito con lo spacchettamento dei calendari. Oggi ne abbiamo due, però vi dobbiamo confessare una cosa. Lo dico io? Lo puoi dire anche tu? Allora, in pratica abbiamo già fatto un video su questi calendari. L'unico problema è che quando li abbiamo finiti, li abbiamo cancellati. Perché in pratica si è riempita la memoria della fotocamera e quindi per svuotarla abbiamo cancellato questi file. Quindi, ok, siamo qui con i calendari che sono, diciamo, già aperti, ma li abbiamo rimessi a posto. E io vi dico la verità, sono circa 3 giorni che abbiamo fatto l'altro video, non è che mi ricordi un granché di quello che c'è all'interno. Infatti, so che comunque è un bel calendario, già vi anticipo questo, però non mi ricordo esattamente dove ci sono i prodotti, quindi magari non ci sarà la reazione a sorpresa come c'è ogni volta, però comunque l'importante è che noi vi facciamo vedere il contenuto dei calendari. Vabbè, ci può essere una sorpresa per voi, cioè non deve essere una sorpresa nostra, infatti. Allora, Giovanna aprirà quello della OPI e io aprirò questo della Maybelline. Eccolo qua. Cioè, le andremo a aprire. Fai vedere all'interno come è conciato questo calendario. Oddio. Mi stai chiedendo una cosa così? È un po' riparato perché purtroppo era difficile far uscire tutti gli smalti e quindi l'abbiamo un po' riparato, ecco. Ok, Giovanna, puoi abbassare. Iniziamo subito dalla numero 1. E la numero 1 della Maybelline si trova qui. Vado ad aprirla. Uno smalto! E nella prima casellina troviamo uno smalto. Questo è il Forever Strong 7 giorni. Della Maybelline, appunto, nella colorazione 255 Move On. Eccolo qui, è comunque un bellissimo colore che poi non lo sapevo, ma già ce l'ho, l'avevo già comprato, che comunque queste sono delle colorazioni che mi piacciono. Ok, vai Giovanna, tu con allora, il numero 1. Io mi sono munita anche di una pinzetta, perché sapendo che nello scorso video che abbiamo fatto non si riuscivano a far uscire questi smalti, era un po' difficoltoso effettivamente. Esatto. Quindi in pratica ora lo prendo con la pinzetta. Sono tutti in fila le numerazioni. Sì, falle vedere, sono tutte in fila, troviamo dalla 1 alla 8 e poi cioè in pratica non c'è quella cosa di dover trovare il numero. Sì. Non è che mi piaccia tanto questa cosa, è più bella quando devi andare a ricercare il numero. E comunque ogni smalto è un mini smalto da 3,75 ml, quindi diciamo sono i piccolini. Ok, e nella prima casellina troviamo questo qui, eccolo qua. È una bella colorazione comunque. Sì. È un rosa perlato. L'unico problema è che non ci sta né scritto il nome né il numero qua sopra. No, non c'è scritto. E questo è il problema. In pratica dentro a ogni casellina c'è scritto il nome, però sì, poi ovviamente io ve lo scrivo sotto. Però il numero non è qui. Ok, procediamo col numero 2 della Maybelline, che si trova qua. E all'interno troviamo un blush in crema. Allora, mi fa veramente tantissimo piacere trovare questo prodotto perché lo volevo acquistare. Lo so che magari in ogni video vi dico questa cosa la volevo provare, questa cosa la volevo acquistare, ma chi ama il make-up oppure i prodotti skincare in generale è ovvio che voglio acquistare un po' tutto. Comunque, questo è il blush nella colorazione numero 40, quindi una bella colorazione. Vai Giovanna. Ok, casella numero 2, l'unica che è abbastanza intatta. Ok, e troviamo
Questo rosso, eccolo qui. Ed è un rosso scuro. Vabbè, è un rosso, però non è proprio scuro scuro, è abbastanza chiaro come rosso. È chiaro. Sì, è abbastanza chiaro, sembra scuro, scuro perché è tutto fuori. Compresso, hai capito? Sì. Però alla fine. Allora, numero 3 della Maybelline. Vabbè, si trova qua. Ed è in pratica un mascara, però è una base. Comunque, se ci avete fatto caso, fino adesso abbiamo trovato solo full size. Casellina numero 3, eccola qua. Questo è un bel colore. Questo è tipo fucsia rosso, non sai già? È un fucsia. Sì. Molto molto bello come colore. Comunque, avete visto, sono tutti mini smalti. E allora, procediamo col numero 4 della Maybelline, che si trova qui. E all'interno troviamo un altro mascara, e questo è uno dei migliori mascara della Maybelline, infatti è il Lash Sensational, sempre nella versione full size, nella colorazione ovviamente black, nero. Comunque, allora, questo calendario, vabbè, io come al solito lo acquisto su siti tedeschi, se non ero, l'ho acquistato su Flaconi. Comunque, voi lo potete acquistare su notino.it e da un prezzo di 59,95 se non erro, ma poi comunque vi scrivo tutto sotto. Ok, numero 4 tuo, Giovanna. Ti scommetto l'avrei preso con lo sconto. No, questa volta no. No. Wow, non è andata male questa volta. Ok, casella numero 4. Oppure con dassi di sì, non me lo ricordo. Ho più di no. Oddio. Eccolo qua. È un bianco. È un bianco proprio matte. Sì. Cioè, è un bianco matte, voglio dire, un bianco matte. No, che magari avrà l'effetto lucido, volevo intendere il bianco latte. Ah, okay. Bianco latte. Ok, numero 5 si trova qui. E all'interno, che brutto però quando non fa il rumore che apri la casellina. Vabbè. E non troviamo smalto. Un altro smalto. Questo è lo smalto che si asciuga in 60 secondi ed è il numero 349. È comunque un rosso. Comunque, la mia scatola, come si dice? I cassettini del calendario di Zalando si sta sempre riempiendo di più. Sì, ci abbiamo messo tutti gli smalti. E comunque anche questa è una full size. Vai, Giovanna. Ok, e andiamo con questo. Ecco qui. È tipo un fucsia perlato. Fucsia è un metallico. Metallico, non perlato. È un più un... Non so come definirlo sto colore. Tipo un rosa scuro per la metallico. Boh, vabbè, una cosa del genere. Vabbè, poi se volete, mi stanno vedendo un sacco di idee. Se poi volete un video sulla Smarty Collection, io ve lo posso tranquillamente fare. Ok, numero 6 si trova qui. La casellina è più sottile. Quindi è una matita. Oh no, non ci avrei scommesso. Oh mio Dio. È una matita, però questo è un lip liner nella colorazione 630 Velvet Beige. Eccola qua, vabbè, vi faccio vedere anche la colorazione swatchata. Ho fatto uno swatch proprio incredibile. Ecco qui, questa è la colorazione. È un bel nude. Ok, vai Giovanna, numero 6. Ok, numero 6. Questo è un colore che userò di sicuro tutto quanto. Eccolo qui. Ed è un colore che io uso tantissimo. A me mi piace tantissimo questo colore. È proprio bello, sì. Numero 7 si trova qui. Poi tra l'altro sono super fiera delle mie unghie. Un rossetto. Allora, sempre full size nella colorazione 630 Velvet Beige, quindi abbiamo trovato il rossetto in combi con la matita. Eccolo qui, e adesso vi faccio vedere la colorazione swatchata. Allora, io adoro
i rossetti della Maybelline. Vabbè, comunque ve l'ho detto per una volta. Giovanna ancora con la tosse. Sì. Ecco qui. Ok, vai Giovanna, tocca a te. Numero 7. È più facile del solito farli uscire. Eccoli, eccolo qua. Questo è un viola scuro metallico. Non riesco, cioè io avrei detto un nero. Cioè, no, non è nero. Tipo, è più un... ha una base viola. È un prugna. Chiamiamolo prugna metallico. Okay. Prugna metallico. Numero 8. Numero 8, eccolo qui. La casellina è un po' più lunga. Io ovviamente mi copro il viso, quindi non vedo una ceppa. Ed è un altro mascara, però questa volta è un mascara da sopracciglia ed è un trasparente. Non ho mai utilizzato questo prodotto per le sopracciglia, o forse sì, cioè il trasparente no, perché di norma, già ve l'ho detto l'altra volta, io utilizzo quelli colorati e mi piace tantissimo quello della Essence e continuo a ricomprarlo perché adoro quel mascara. Trasparenti non li uso tantissimo. Mi sembra di aver utilizzato una volta questo della Maybelline nella colorazione sempre castano, però non lo so, forse non è che mi fosse piaciuto tanto, però non ricordo per bene. Oddio. Numero 8, ecco qua. Ed è, che colore è? Vabbè, non sai, no, è un rosso metallico. È un rosso metallico, sì. Ma il colore. Numero 9. Sicuro un colore che io non potrò mai mettermi. Ah, vabbè, ovvio. 9. Si trova... Sì, eccolo qui. Ed è sempre una casellina più sottile. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Oh mio Dio, è una penna! Oh sì, è una penna! È sempre una matita, solamente che questo è un casual nella colorazione 33 black, quindi una matita nera, sempre full size. Ok, vai Giovanna. Andiamo. Ok, eccolo qui. Questo è un bel rosa latte. Oddio, non so. Rosa latte, esiste il rosa latte? O me lo sono inventato? Non lo so, io non conosco del latte che è rosa, però... battuta. Beh, non lo so. Vabbè, è un rosa. Vabbè, è un color carne. Sembra. Sì. Allora, numero 10. Numero 10 che si trova qua. Questa è più grande, la casella. Eccola. Oh! Uno smalto, abbiamo trovato un strong stay, uno stay strong, super stay, questo è uno super stay. Vabbè, uno smalto comunque rinforzante per le unghie. No, il super stay è quello là. Ah no, hai ragione tu. Grazie. Perché pensavo che fosse quello là che te lo metti sopra e ti... Il flash setter. Sì. Quello là che abbiamo trovato, anche della, che poi tra l'altro della Essie. È ottimo. Comprati. Allora, gli smalti della Essie sono veramente ottimi, anche soprattutto quel flash setter per fare asciugare subito gli smalti è una cosa meravigliosa. Che io ho utilizzato. Riusciamo a cambiare lo smalto proprio... cioè, è bellissimo. A parte subito. Che non fate caso che ho le mani tutte quante rotte, ma la mia pelle non mantiene al caldo di questo posto, perché... fanno 1 grado, 2 gradi, non è adesso fa un po' freschetto. Un po'. Allora andiamo. Numero 10. Oh mio Dio! Questa è tipo la reazione che ho avuto l'altra volta quando ha visto questo colore, perché è un viola ed è uno dei suoi colori preferiti. Se non il preferito, però a lei piace il viola? Pastello. I colori pastello. Allora, quindi io sono arrivata al numero 11. Numero 11, sì. Che si trova qua. Sì. Ed è un altro blush. Un altro blush in crema. Questo è nella colorazione 10 Flirty Pink. Questa è la colorazione.
Comunque sono proprio belli questi blush in crema, perché a parte possono essere utilizzati anche come ombretto, come rossetto, quindi sono multiuso, diciamo. E poi sono belli anche perché ti danno un effetto fresco sulle guance. Quindi, bello, sempre full size. Ok, numero 12. Numero 12 sei arrivata? Sì. No, numero 11. Il numero 12 dopo lo devo aprire io. Ok. Oh mio Dio! Ma che bello! Vabbè, effettivamente questo è bello. Ecco qui. È un grigio glitterato. Sì. È bello, questo è piaciuto anche a me. È uno che potremmo usare tutte e due. Sono mini mini, ma effettivamente io prima di acquistarlo sapevo che comunque erano delle mini size. Ok, allora, numero 12. Numero 12, la casella si trova qua. Ed è un altro mascara. Però questo mascara ha un spec un po' vecchiotto. E infatti è il classico. Mascara classico della Maybelline. Sempre una full size, sempre nel colore black. Andiamo con il numero 12. Questo è un colore che mi piace un sacco. Eccolo qui. Rosa. Mm-hmm. Bello. Molto bello. Allora, numero 13. Numero 13, qui. Ed è un primer. Allora, questa è la prima mini size che troviamo ed è un primer idratante nella versione da 10 ml. Eccola qui. Questo primer idratante, onestamente, io non l'ho mai utilizzato. Comprai quello per i pori e mi ci trovo abbastanza bene. Ok, vai Giovanna. Numero 13. La mia voce. Numero 13. Numero 13. Allora, questo è un colore che a me mi piace un sacco. No, pure a me è bellissimo questo colore. Cioè, mi sono innamorata di questo. È proprio bello. Bellissimo. Mm-hmm. Numero 14. Sì, numero 14. Poi, da notare il mio bellissimo braccialetto di Rio. 14 qui. Ed è un altro rossetto. Dai, questo di che colore sarà mai? Forse rosso. Allora, questo è Hollywood Red, numero 540. No, non è proprio rosso. Rosa. Non so mai come descriverlo un colore così. A volte è un po' difficile descrivere i colori, non è proprio facile. Fucsia matte. Eccolo qui. No, matte non è, non ha un finish matte, però è un rosa con un sottotono un po' più rosso. Diciamo così. Ok, vai Giovanna. Numero 14. Questo è bellissimo. Madonna mia. Cioè, potrei farci tranquillamente a carnevale la fata turchina. Bellissimo. Vabbè, bello. No, ma è un modo di dire, cioè, bello. Cioè, è bellissimo questo. Allora, numero 15. Numero 15, che lo troviamo? Numero... Oddio. Mamma, dov'è? Ma non sai dove è il numero 15. No. Eccolo qua, l'ho trovato. Sei là. Qui. Questo è un flash dry. Questo è un... Sì, dry top coat, quindi l'effetto asciugatura immediata. Esatto, tipo quello dell'Essie. Poi proviamo e vediamo questo anche com'è. Mi piacciono questi smalti così. Comunque, anche se già abbiamo aperto questi calendari, io sono lo stesso euforico. Sì, vabbè, certo, ovvio. Sono comunque bei prodotti. Il 15 è fantastico, secondo me. Certo, uscirli meno. Ecco. Belli. Questi sono tutti glitter. Sono in questa bella colorazione. Rosa. Sì, rosa, giallo, verde, blu, c'ha tutti i colori all'interno perché sono glitter.
Ok, Giovanna, io sono arrivata alla numero 16, sì. Numero 16 che si trova qui su. Eccola qui. Quante caselle ha il tuo calendario, mamma? 24, il tuo ne ha 25. Ed è un altro rossetto. Questo è il numero 107. Ed è, se non erro, questo colore è un dupe di quello della MAC, che ora non mi ricordo il nome. Questo è un colore bellissimo che io userei fino allo svenimento. Certo. Forse il candy gnam gnam, una cosa del genere. Bello, gnam gnam! Ed eccolo qui. Ora non mi ricordo precisamente il nome, comunque è un bel rosa. Shocking Barbie. Barbie, proprio Barbie. Esatto, Barbie. Numero è sempre una full size. Numero 16. Eccolo qui. Questo è più un nude con una base rosata. No, non è bianco, Giovanna. Non è bianco. Sono daltonica. No, sì, c'ha un sottotono più rosato all'interno. Quello era proprio bianco latte. Questo invece è un bianco con un sottotono un po' più rosato. Ok, numero 17. Numero 17 si trova qui. Chissà mai cosa troveremo dentro dalla forma. Io non me lo ricordo, Giova, cosa c'è dentro. Dai, che cosa c'è? Uno smalto. No, no, no. Cioè, mi sei sbagliato. Il primer. È il primer. Non me lo ricordo quello che c'è dentro, onestamente. Allora, questo è il primer, però quello era l'idratante e questo è l'illuminante, quindi è un'altra mini size, sempre da 10 ml ovviamente. Ok, vai. Numero 17. Allora, questo di sicuro non è bianco. Questo è un color carne, tipo. Sì, questo è proprio un nude. Eccolo. Bello anche questo. Dite cosa pensate delle mie unghie, sono bellissime, me l'ho fatto ieri. Allora, numero 18, ormai sta prendendo una brutta fissazione queste unghie. Oh, numero 18 qui. La mia amica così, ma tu ti cambi ogni giorno il colore di smalto? Io ho detto no, ogni 4 giorni. Quando comunque durano tantissimo gli smalti della Essie. Sì. E qui troviamo un altro smalto. Un altro smalto della Maybelline, 60 secondi, anche questa è una bella colorazione. È un peach, color pesca. Numero 31 e infatti si chiama proprio Peach Pie. Ok, vai Giovanna, numero 19. No, sai, tu il 18, io poi devo procedere con il 19. Ok. E sono dei bellissimi brillantini dorati. Sono glitter. Glitter, sì. Cioè no, è smalto glitterato. È uno smalto glitterato perché ce l'ha la base colore. Invece i normali glitter non hanno una base colore. Sì. Eccolo qua. Bello comunque. Io sono arrivata al numero 19. 19, sì. Vai, sì, 19. Si trova qui. Il numero 19. Io ho questa fissa che vi devo far vedere il calendario. Wow! Abbastanza, comunque è un mascara. Questo è un mascara con uno scovolino un po' più piccolo, che comunque è molto utile. Questo ve lo faccio vedere, lo apro ed è non costa neanche tantissimo questo mascara, mi sembra sui 4 euro una roba del genere. Comunque è nero e ha lo scovolino molto piccolo, che è molto comodo per le ciglia della rima inferiore. Ok, sempre full size ovviamente. Numero 19 del mio calendario. Del suo calendario. È ovvio, del mio calendario. Ecco qui, ed è un colore che non so se userò mai, sinceramente. Vabbè, io sì, è un blu. Non lo so, forse sì. A me piace, soprattutto quando ti vesti sportiva, tipo anche adesso, sì, con la camicia di jeans, è bello. Lo uso, sì, lo uso. Numero 20. Esatto. Numero 20, numero 20, 20, eccolo qua. Tada, un altro smalto. È un bel rosso. Ed è, comunque, sempre asciugatura in 60 secondi, numero 352.
ed è un rosso più bordeaux, in sostanza più scuro. Vai Giovanna, numero 20. E questi, ecco che ritorniamo con i brillantini, ma questi invece sono viola. Belli. Sono molto molto belli questi, sì che li uso. Cioè, ma uso pure gli altri, uso tutto in pratica. Numero 21, casellina un po' più sottile. Solo che mi ci vorrà tempo per usare 25. Una matita abbiamo trovato. È sempre un casual, sì, nella colorazione 38 brown. Quindi è un marrone. Eccolo qua. Sempre full size. Comunque questo calendario vale, perché sono tutte full size all'interno, a parte i due primer mini size che abbiamo trovato, ma su 24 caselle trovare due mini size non è poi chissà che la differenza che di un calendario che non, un calendario che non mi ricordo. Vabbè, quelli ci sono alcuni calendari dove escono le proprio i campioni gratuiti. Poi ci sono invece i prodotti mini che sono delle mini size, però che non possono essere vendute separatamente, dietro c'è scritto. In sostanza questi sono, sono prodotti che vengono venduti nei kit, quindi non possono essere venduti singolarmente. Può capitare che anche qualcuno di quello venga dato in omaggio, ma deve essere comunque una bella spesa e poi aspettatelo che te lo danno, non è, non è sempre. Proprio i campioni gratuiti sono proprio vergognosi trovarli all'interno dei calendari. Quindi, vai. Numero 21, che di questo è lo smalto mio preferito, secondo me. A parte, cioè, il secondo mio preferito, dopo quello là blu, tipo grigio che abbiamo trovato prima. Eccolo qui. E questo è sempre il rosa, solo che perlato. Sì, è perlato. Bello. Allora, numero 22... Sì, esatto, numero 22. Il numero sì, 22, 22. È, si trova qui. No, fianco al 21, non era poi così difficile. Qui. Ed è un altro mascara. Madonna. Oh, perché comunque, beh, questo è un waterproof, nella colorazione sempre, sempre nero, sempre Lush Sensational e sempre full size. Ok, dopo facciamo il conteggio di quanti mascara abbiamo trovato. 4. 4. O forse 5. Vabbè, dopo vediamo. Procedi con la tua numerazione. 22. E abbiamo... Che colore sarebbe questo? Questo è un rosa metallico. Un rosa metallico. Bello, eccolo. Però. Ok, io invece sono arrivata al numero... 23. Che si trova qui? 23. Qui proprio in cima. Un po' rotto. Un po' squartato. Ed è un... uno smalto. Questo è il numero 45, nella colorazione Cherry. Eccolo qui, sempre asciugatura in 60 secondi e sempre full size. Ok. Numero 23 del mio calendario, mio di Hello Kitty, ed ecco che troviamo un altro color carne, mi sa. Ma è sempre un nude. Sì. Solo che questo è proprio un beige, questo invece è più rosa. Giovanna, guarda, fallo anche vedere. Uno è più rosa. Lo faccio vedere da vicino. Uno è più rosa e uno invece è proprio beige. Questa è la differenza. Non so. Ecco qua. Sì, c'è la differenza comunque. Ok, quindi io sono arrivata all'ultima casella, la 24, esatto, che si trova qui in fondo. E io vi giuro che non mi ricordo cosa c'è all'interno. Tu, aspetta, fammi vedere se mi ricordo. Sì, vai. Vai, apri, apri. Dillo. No, non te lo dico. No, dillo, così dai, vediamo, abbiamo la conferma. Perché tu sei furba, tu dopo dici, vedi, io me lo ricordavo. Dai. Questo... Aspetta, come si dice in italiano? Dai, Giova, fai prima a dire che non te lo ricordi. No, ti giuro che me lo ricordavo, ma poi mi è scomparso. Ed è scomparso dalla mente. Comunque, esatto, apriamolo insieme.
Lo sapevo! Super Stay nella colorazione 65. È un bel nude rosato. Io non lo so effettivamente se ha questa colorazione. Vorrei vedere. Vado un attimo a vedere Thorn. Sono andata a controllare se avevo appunto lo stesso ed effettivamente ho preso il mio cassettino dove ho i chocolate e i super stay e effettivamente ho la stessa colorazione. Quindi vi faccio vedere questa sbocciata in modo che non apro quella. Comunque un bel colore questo. Sì, è un bel colore, un bel nude. La profumazione, guarda, senti. Benissimo, lo posso prendere io? Non lo so. Eccolo qui, e questa è la colorazione. Bellissimo. Ok, vabbè, ne abbiamo un altro. Quindi okay. Questo evito di aprirlo e lo metto direttamente nel mio cassetto. Vai Giovanna, 24. Numero. Quindi noi col calendario della Maybelline abbiamo finito. Vabbè, esatto. Dopo facciamo le conclusioni. Allora, ecco la 24 ed è un bellissimo fucsia. Eccolo. E poi abbiamo il 25. Ecco qua. Ora ve lo faccio vedere che è bellissimo come colore questo. Eccolo qui. È un grigio quasi blu. Non so del genere. È un color melanzana secondo me. Cioè io lo definirei così. Color melanzana. Color melanzana. Ok, quindi abbiamo finito con i due calendari. In pratica, allora, diciamo qualcosa sul calendario della OPI. Questo calendario è veramente molto carino esteticamente, è molto piccolo. Prima dell'acquisto io già sapevo che comunque ci fossero tutte mini size, tutte versioni da 3,75 ml, però Giovannina voleva io voglio gli sballi e io l'ho ordinato su Felinic. Ora su Felinic potete ordinare anche voi dall'Italia, però io l'ho pagato 78 euro, quindi non poco per un calendario così, anche perché poi l'ho visto sul Look Fantastic e mi sembra che stava sempre 78 euro, adesso non lo so se c'è ancora sul Look Fantastic, almeno su .de non c'è, su .it non ne ho idea. E poi l'ho visto su Zalando a 49,95 euro, quindi sono 20 euro in meno. Effettivamente 49 euro magari il pensierino ce lo farei, perché sono smalti comunque di ottima qualità quelli della OPI, e quindi magari uno un pensierino ce lo può fare, però onestamente 78 euro io credo che sia un po' esagerato come prezzo. Poi non so effettivamente il valore di ogni smalto di quanto sia di 3,75 ml, poi comunque ve lo scrivo sotto, magari ci abbiamo guadagnato lo stesso, non saprei. Invece per quanto riguarda il calendario della Maybelline, cioè effettivamente io devo dire che a me è piaciuto, perché abbiamo comunque trovato tutte full size, abbiamo trovato comunque tre rossetti e i rossetti della Maybelline comunque sono ottimi e se non erro costano 6,95 euro l'uno. Quattro smalti di 66 seconds che si asciugano in 60 secondi e poi invece altri tre, quindi una base rinforzante, un top coat ad asciugatura rapida e poi abbiamo trovato un altro smalto in questa colorazione. Comunque sono 7 smalti, ok. A me, devo dire il vero, stanno pure cominciando a stare simpatici gli smalti. All'inizio non li sopportavo, adesso invece stiamo facendo la collezione nuova, quindi mi fa pure piacere trovare gli smalti. E comunque se non erro costano sui 5 euro l'uno, perché comunque sono full size. Poi abbiamo trovato 3 matite, ecco che mi manca una matita. Come ti manca una matita? Sì, mi manca una matita, forse l'abbiamo lasciata nel calendario. Sì, ci deve essere un'altra matita per forza. Eccola qua, eccola, era nel calendario. Volevo e sono 3 matite, abbiamo trovato una matita nera, una matita marrone e poi abbiamo trovato un lip liner, quindi queste forse costano sui 3,95 euro, non voglio dire eresie, quindi vi lascio i prezzi poi sotto. Poi abbiamo trovato 4 mascara, una base e abbiamo trovato anche questo qui che è per le sopracciglia, un mascara per le sopracciglia. Esatto.
poi due basi viso, quindi una illuminante e una idratante, queste sono delle mini size, e poi abbiamo trovato due blush in crema, sempre full size. Quindi io devo dire che comunque questo calendario mi è piaciuto. Io se dovessi lo ricomprerei. Comunque sono tutte full size, comunque secondo me vale molto più di quello che costa. E poi è vero che l'abbiamo pagato, che l'ho pagato su 59 euro e qualcosa, però alla fin fine, avendo la possibilità magari di avere un po' di sconto, tipo adesso con il Black Friday, oppure se uno ha una tessera fedeltà delle profumerie e via dicendo, comunque si ha sempre la possibilità di ottenere un po' di sconto, quindi secondo me ne vale veramente la pena, è un bel calendario. E niente, direi che anche con questo video allora abbiamo finito. Noi come sempre speriamo di esservi state utili, che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati su qualunque video uscirà. Esprimete la vostra opinione su questo calendario qui su, qui giù nei commenti. E niente. E niente, iscrivetevi al canale di Giovanna. Di questi calendari, perché sono due. E sì, poi magari faremo un resoconto un po' finale di tutti i calendari che abbiamo spacchettato. Sarebbe bellissimo un video su tutti quanti che lo volete, lo facciamo. Ok, allora noi ci vediamo presto con un prossimo video. Io vi mando un bacio. Ciao.